Ciao ragazze, benvenute nella mia stanza creativa e questo è un nuovo tutorial natalizio facile, 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 adatto a tutte, a tutte, a tutte. Lo potete vendere, regalare e serve anche per addobbare il nostro albero di Natale. Quindi bando alle ciance e partiamo subito, subito con il tutorial. Eccoci qua ragazze, allora. Questo è un progettino, troverete il cartamodello in descrizione, sempre con le solite misure. Dovete accostare i due fogli, eccolo qui, e scocciate, va bene? Poi troverete scritto in doppio. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovremo andare a mettere questo lato, questo, su una piega di tessuto. Allora, lo potete fare tutto di un colore oppure come lo sto facendo adesso io diciamo a due colori, ok? Quindi scegliete la parte interna e la parte esterna perché magari avete un pezzettino di stoffa natalizia, non la volete sprecare anche per l'interno, allora andate a mettere la stoffa che più bella, più pregiata alla parte esterna e quella magari in tinta unita nella parte interna, proprio come sto facendo io. Adesso cosa dovete fare? Voi piegherete a metà, vedete qui c'è scritto in doppio e il lato, questo qui forma un angolo retto, vedete? Questo lato qui voi lo andate a mettere qui, sempre scritto in doppio, allora questo sulla piega e questo va sul lato alto, giusto per considerare il pezzo di tessuto che vi occorre. Lasciate 1 cm sopra e 1 cm sotto, ok? Io mo questo chiaro è un po' più grande, ma non importa. Andremo a mettere dritto su dritto, così, e ci facciamo una bella cucitura a punto dritto, sempre bordo piedino. Aspettate che il telecomando non ci interessa, mi stavo guardando un po' di televisione. Allora, facciamo questo bel punto dritto. Adesso apriamo e stiriamo. Ecco qua. Adesso cosa dovete fare? Andate a piegare a metà con il dritto all'interno, così, e fate capitare questa cucitura a metà del cartamodello, così. Mettiamo gli spilli. Me l'ero dimenticato. C'è il tutorial, eh? Chi lo vuole fare? Allora andiamo a bloccare il nostro cartamodello, così. Allora, anche qui abbiamo due soluzioni. Ascoltate. Allora, io per farvi vedere le differenze ne ho già preparato uno. Allora, questo qui, cosa ho fatto io? Ho messo sopra il cartamodello, ho disegnato il perimetro e ho cucito sul segno, mentre qui andiamo a tagliare. Vedete, c'è il cartamodello, io vado a tagliare precisa, precisa.
alla carta. Così, svoltando, vi faccio vedere la differenza se prendete il segno o se andate a tagliare, ok? Allora, qui ho già cucito e quindi vado a tagliare lasciando un po' di margine. Qui devo fare attenzione, ragazze, perché andrò a mettere poi il laccetto, ma adesso di qua lo vedremo per bene. Vabbè, questo lo faccio dopo in separata sede. Allora, adesso abbiamo fatto questo. Mi vado a riposizionare gli spilli togliendo il cartamodello. Così. Ecco, vado a mettere una cordicina. La lunghezza, ragazze, sceglietela voi, tranquille, tranquille. Io adesso vi dico questa quant'è. 10-20 centimetri di spago, per capirci. L'ho andata ad inserire all'interno in corrispondenza della cucitura, così. Ecco qua, qui ci mettiamo una bella mollettina. Adesso io ho scelto il quadrettato per l'esterno e questo tenta unita per l'interno. Cosa vado a fare? Vado a mettere la mia mano non qui all'inizio, vedete, all'incirca a metà della diagonale. Io mi vado a segnare l'estremità e poi andiamo a fare questa cucitura. Partiremo bordo piedino qui dalla punta, arriviamo al primo segno avanti e indietro, saltiamo, andiamo al secondo segno avanti e indietro e faremo tutta la cucitura fino all'altra punta, quindi sotto macchina. Eccoci qui, ragazzi, abbiamo cucito a bordo piedino tutto lasciando questa apertura. Andate a tagliare l'eccesso di tessuto proprio vicino vicino alla punta, perché adesso noi dobbiamo andare a, ulteriormente, ulteriormente a rifilare. Quindi togliamo gli spilli. Poi cosa fate? Andate ad aprire così, facendo capitare la cucitura a metà, ok? Così. Scusate, ecco qua, allora una e l'altra e le andiamo a sovrapporre, quindi facciamo capitare le punte, vedete? Ecco qui sono pare, una sull'altra. Qui non ci sono cuciture, quindi la parte, diciamo, liscia deve baciare l'esterno con l'interno, ok? Quindi ecco, fate questo lavoro qui. Poi dalla punta mettete le due dita così e metteteci uno spillo, un qualcosa. Qui noi andremo a fare adesso una cucitura. La facciamo subito, subito. Eccola qua. Quindi ripetiamo, allora accostate le due punte dalla parte dove non c'è la cucitura, ok? Poi abbiamo innanzitutto messo a metà la cucitura, vedete? Oh.
Adesso abbiamo unito le punte, le andiamo a rifilare vicino alla cucitura, eccola qui, e adesso dall'apertura noi andiamo a svoltare il lavoro. Quindi svoltiamo, 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 ci ritroviamo sul rovescio, sul tessuto che abbiamo scelto per il rovescio. Noi allontaniamo il tessuto che sta dentro, che è il tessuto del dritto, diciamo. Accostiamo qui i due lembi dell'apertura, vedete il tessuto interno, e andiamo a fare una cucitura proprio sul bordo tessuto. Guardate, la facciamo subito. Ecco qua, a posto. Così abbiamo chiuso la nostra apertura. Vedete, è proprio a filo tessuto. Adesso andiamo a svoltare per bene. Stamattina Nina c'ha le paturnie. Allora c'è il gatto fuori del cancello che non vuole entrare e lei gli barbotta perché vuole che entra per giocare, per dargli fastidio. Lui ha capito che dà fastidio a lei mettendosi sdraiato davanti al cancello, è la storia che dura da stamattina. Allora, bando alle ciance, andiamo a tirare fuori, io lo faccio con uno spillone. Ecco qua. Tiriamo bene, bene, perché con quella cucitura che abbiamo fatto abbiamo unito la fodera con l'esterno. Allora, adesso cosa facciamo? Andiamo con una ribattitura a bloccare il tessuto. Questa rifinitura la potete fare bordo tessuto, bordo piedino, come più vi piace. Poi mo vi faccio vedere anche una soluzione che ho già preparato per non farvi perdere tempo, ulteriore tempo, perché tante amiche già stanno in ritardo con i mercatini e sto cercando di farvi fare delle cosette semplici ma d'effetto. Ecco qua, ci fermiamo. Allora, io ho scelto di farla, vedete, a bordo piedino. Adesso, questi coni, avete visto, si fanno in un battibaleno, ragazze, e adesso lì vi faccio vedere un attimino. Allora, io ne ho preparata una in juta, quindi è juta sia dentro che fuori. E un'altra l'ho preparata con questo scozzese o tartan, come lo volete chiamare, che stanno va di moda. Ci sono anche i vestiti fatti con questo tessuto qua, eh. Queste a cosa servono? Queste qui vi divertite. Intanto, per esempio, qui possiamo mettere stelle, stelline, cuoricini, quello che volete metterci. In più guardate, allora questo sono i vari, perché voi li avete messi da parte i cartamodelli che dei miei tutorial. Questo è della Ghirlanda, poi in descrizione vi metto il link che potete andare, chi ancora non ce l'ha il cartamodello se lo può andare a scaricare. Questo pure era del cestino con lo stretch, quindi pure questo il cartamodello ce lo avete. Allora, guardate che carino. Questo qui, vedete, rimane più piccino, quindi ci dovrete andare a mettere meno materiale. Ecco, già con due di questi, la stellina e
Mo è andato casuale, è andato a finire lo stesso tessuto, però voi potete mettere un altro. Io ci volevo mettere. Aspettate, lo rubiamo qua. Un po' di verde, magari mettete una cosetta natalizia. Eccolo qua, con delle. Vediamo un po' se rimedio qualcosa. Eccolo, rimediato. Ecco qua. Ad esempio, guardate, con tre cosette l'avete riempito. Casomai poi nella punta ci andate a mettere un po' di imbottitura. Eccolo qua. E sono da appendere, oppure ci si possono mettere delle caramelle per i bambini. Comunque se le fate per, li vendete per l'albero, sicuramente non sono tanto grandi. Vi faccio vedere questa invece con la cucitura sul segno. Guardate, le stesse cose stanno più comode. Vedete, ci possiamo andare a mettere. Avevo preparato, per esempio, queste palline. Ecco qua, guardate, rimane veramente, veramente super, super delizioso! Umara! Avete visto? Con pochissimo, veramente con poco, potete fare questi coni decorativi. Allora, ve l'ho fatti vedere in due colori, con l'aiuta fate tutto il cartamodello oppure con il tessuto. Quindi potete scegliere, non lo fate in panno lenci perché rimane troppo spessore, va bene? Quindi o tessuto o juta. Bene ragazzi, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, ma se non vi è piaciuto lasciate un commento, un semplice saluto che a me fa piacere. Ringrazio tutte le amiche che stanno condividendo i miei tutorial, che lasciano i commenti a quelli vecchi che a me fa sta facendo veramente tanto tanto piacere in questo momento un po' così, però sto cercando di andare avanti. Adesso mi sta girando la testa in una maniera spaventosa, ma andiamo avanti sempre con il sorriso, perché è il sorriso che poi ci regala la gioia della giornata, anche se tanta gioia non c'è sta. Però mai spengere i sorrisi, ricordatevelo come vi dovete ricordare che vi lovo. Ciao amiche, un abbraccio strizzosissimo e alla prossima perché prestissimo c'è un altro tutorial. Ciao amiche!